Amici di GRP, benvenuti a un nuovo appuntamento di TAG, un programma di approfondimento e di informazione dedicato naturalmente alla nostra regione. E questa sera sono orgoglioso proprio di presentare qui Roberto Cotterchio. Benvenuto Roberto, vicepresidente API, ma soprattutto possiamo dire piemontese. Grazie innanzitutto dell'invito. Piemontese. Quindi quanto molto sei orgoglioso piemontese di queste origini? Tanto, tanto orgoglioso. Sono sicuramente una persona attaccata a questo territorio, mi piace anche parlare piemontese, quindi direi che... Sì, però adesso non lo facciamo, sennò dobbiamo mettere poi... Però quando mi chiedono quante lingue parli, dico inglese, francese e piemontese. Senti, visto cosa che fondamentale peraltro. Rimaniamo sempre in Piemonte. Piemonte vuol dire anche Torino, Granata, o sbaglio? Sì. E quindi un altro orgoglio che aggiungi un altro orgoglio che aggiungo io. Sono sicuramente un tifoso del Toro e, da tanto tempo, da sempre, insomma. Quindi possiamo dire lo scudetto del 76, memoria imperitura? Sì, lo scudetto del 76 è stato sicuramente uno dei momenti, assieme alla Coppa Italia del 92. Noi non siamo avvezzi ai trionfi facili come l'altra sponda di Torino. Diciamo che ricordo anche con piacere, insomma, la mia adolescenza, quando andavo allo stadio, al Comunale, quando quell'atmosfera bella, il Philadelphia, quando era anche un mondo dove era tutto molto più facile, andavi a vedere gli allenamenti, i giocatori erano lì, insomma, ecco, un ambiente bello che mi piace anche ricordare con una certa nostalgia. Modelli e idoli del Toro? Beh, chiaramente lo scudetto del 76, quella squadra, Pulici, Paolino Pulici, Claudio Sala. Poi diciamo dopo altri giocatori e anche allenatori importanti. Faccio io un nome su tutti, Martin Vázquez. Rafael Martin Vázquez, indubbiamente, Casagrande, autore di una doppietta, mi ricordo, in un derby. Senti, prima di parlare della tua attività imprenditoriale, Torino è più Granata o Juventina? Ah, secondo me Granata. Tanto la Juventus gioca a Venaria, quindi... Ecco. Diciamo subito un confine. Precisiamo, esatto, un confine. No, poi secondo me, insomma, anche la Basilica di Superga, certi tratti proprio della città potrebbero... Il Toro ha comunque una storia di tremendismo, di rimboccarsi sempre le maniche, no? Ricordiamo Capitan Valentino che si rimboccava le maniche subito dopo che il trombettiere Bolmida suonava. Senti, ti ho fatto questa domanda non a caso, perché secondo me essere tifoso del Torino vuol dire essere tifoso, come dire, una persona che ci mette grinta e passione, non soltanto nel tifo, ma io presumo anche nel lavoro, cioè essere imprenditore è un po' essere Granata? Sì. Sì. Come sei nato imprenditore? Ma io sono nato imprenditore, penso, se devo definire un momento che è un po' così caratterizzato la mia vita, la mia scelta, è stato quando avevo 10 anni e mio papà, che già faceva questo lavoro, mi portò a Milano a vedere un'esposizione di macchine grafiche, della grafica. E io ricordo che vidi queste macchine, ne rimasi affascinato e dentro di me poi ho sempre voluto fare questo. Poi mio papà ha aperto l'azienda, io l'ho seguito negli anni, poi dopo chiaramente, però credo che fondamentalmente un imprenditore faccia questo lavoro per passione, no? Il vero imprenditore lo fa per passione, non per soldi, per realizzare se stesso. C'è una bellissima frase di Inaudi che riassume che cosa vuol dire essere un vero piemontese, anche questo Inaudi. Piemontese, no? Esatto. E quale sarebbe questa frase? Riassumendola dice: nonostante tutto quello che lo Stato possa fare per inceppare la volontà di un imprenditore, eccetera, non c'è, la loro indole, l'indole dell'imprenditore lo fa andare avanti, ed è l'unica vera passione quella di vedere accrescere e prosperare la propria impresa. Io credo che sia questo il concetto vero di impresa. No? L'impegno. Sì,
Ma poi veramente la passione nel fare qualcosa, almeno per me è stato questo, è quello che insomma, mi ha sempre anche un po' insegnato mio papà. Ecco. Senti, la tua è stata una tradizione familiare d'impresa oppure sei tu che hai cercato anche questo, questo ambiente, questo ambito? La mia impresa è stata fondata da mio papà e da mio zio. Uh-huh. Nel 1982, il prossimo anno, compiamo 40 anni. Insomma, comincia già a essere una discreta età. E poi io sono subentrato nel 1989, appena mi sono diplomato, insomma. Senti, voi producete etichette? Noi produciamo etichette, sì. Etichette destinate al, all'industria alimentare, all'industria enologica, all'industria dei distillati, all'industria anche della logistica. Quindi diciamo che ogni prodotto che noi acquistiamo ha, ha un'etichetta. Viene venduto in un imballo che è a sua volta ha un'etichetta che ne identifica il contenuto e quindi noi, noi produciamo questo, ecco. Senti, la più bella etichetta che hai mai prodotto? Quella che ti ha dato maggiori soddisfazioni? Ma, no, sparando la grossa, Enzo Ferrari diceva quella che devi ancora fare. Costruire. Una cosa che a me dà sempre particolare soddisfazione è quella di vedere la crescita assieme ai tuoi clienti storici. No? Quando tu servi magari un cliente da 25 anni vuol dire che c'è qualcosa in più rispetto ad una semplice, un semplice rapporto cliente-fornitore. Magari realizzare un'etichetta di un prodotto 20 anni fa, è nato 20 anni fa e poi facendolo evolvere con le nuove tecnologie da parte nostra e da parte del cliente, chiaramente. Può fare il nome, non, anche, non è pubblicità, no, però comunque si può anche dire. Ne abbiamo parecchi che serviamo da tanti anni, è una nostra credo caratteristica importante, quella di essere dei cercare sempre di essere dei partner e non dei fornitori che forniscono un prodotto ed emettono una fattura. Ecco. Senti, ma l'aspetto dell'etichetta io lo considero quasi come se fosse una sorta di aforisma, un motto, perché comunque è da quello che tu comunque identifichi un prodotto. Quindi se fosse un'etichetta Cograph, in questo caso, visto che tu le produci, quale sarebbe il motto della tua azienda? Guarda, io dico sempre una cosa, in azienda la dico ai miei collaboratori, ma la dico in generale, e credo che sia il fatto di rimettersi sempre in discussione. Mm. Non si è mai arrivati, c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da perfezionare, c'è sempre un'opinione in più da ascoltare per cercare di migliorarsi, spesso e volentieri questa opinione arriva dai giovani, no? Anzi, giusto. Perché sono loro comunque che magari hanno meno esperienza, hanno meno bagaglio di esperienza, però hanno sicuramente delle idee più fresche che gli derivano anche dai lati della società che sanno cogliere, che invece noi non riusciamo più a intercettare. Senti, c'è stato il periodo del lockdown, dal punto di vista imprenditoriale quanto hai sofferto o comunque sofferto il tuo comparto? Ma il mio comparto ha sofferto, ma intanto noi siamo rimasti sempre operativi. Aperti, sì, operativi, perché forniamo comunque un prodotto essenziale alla catena distributiva. E chiaramente abbiamo passato un periodo dove la preoccupazione dell'ordinarietà del lavoro c'era la preoccupazione sanitaria che incombeva, e quindi andare al lavoro attraversando una città deserta, arrivando al lavoro dove non sapevi se tutti erano presenti. Poi adesso è ormai entrato nella nostra consuetudine il discorso del tampone, non dimentichiamoci che ha sicuramente cambiato le nostre modalità operative questo aspetto. Assolutamente, assolutamente. E quindi come comparto, ma anche in senso generale, come si riparte? Innanzitutto distinguerei due fasi.
finita l'emergenza c'è stato sicuramente tanto entusiasmo, no? Perché tutti hanno potuto riprendere a fare delle cose che ad un certo punto ci erano state negate, non potevamo più fare per la nostra sicurezza. La seconda parte ha scatenato invece, che è un po' quello che sta succedendo in questi giorni, cioè in questi mesi, è la progressiva carenza di materie prime, l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica, del gas, e che quindi pongono delle criticità per i prossimi mesi. E staremo a vedere, bisogna capire un attimo come comportarsi. Non è sicuramente un periodo dove puoi di facile lettura, insomma. Senti, le prospettive le abbiamo viste anche dalla Camera da Unioncamere, sono comunque che stanno riprendendo parecchio anche le esportazioni. Quindi... Sì, ma è un momento dove oggettivamente c'è parecchio fermento, parecchio lavoro. Il tema è che non sempre poi lo si riesce a fare perché non, appunto mancano materie prime primarie, ma a livelli di fermare la produzione, e quindi staremo a vedere, insomma. Senti, ultimi 30 secondi, a me piacerebbe che tu mi dicessi, o dicessi al nostro pubblico, quali sono le parole chiave del futuro dal punto di vista proprio dell'impresa. Ma, torno sul mio concetto. Poi rimettersi sempre in discussione, ascoltare quello che proviene Riccardo Ruggeri, che è uno scrittore, ex manager qui di Torino, dice attenzione ai segnali deboli, ecco. Uh-huh. Bisogna fare molta attenzione a questo, e se poi devo lanciare un tag, uso un tag che di cui parliamo spesso in azienda, che è un po' proprio di un mio collaboratore, che mi dice macinare, cioè che vuol dire darsi da fare, correre, pensare ad un risultato ed indirizzarsi su di questo. Quindi, cari amici telespettatori, macinare. Grazie a Roberto Cotterchio e al prossimo appuntamento con TAG. Grazie a voi. Fare niente di quale